tratto appunto da questo messaggio, ecco, botta e risposta, che ovviamente ha tutto il limite di essere così immediato, di essere ridotto a poche frasi che arrivano via SMS, magari in un momento inaspettato, come è successo, di mattina molto presto, di sera molto tardi, però forse proprio quel momento lì, così anche particolare, così se vogliamo anche coinvolgente, perché hai la testa a tutt'altro e in quell'istante sei come rapito da quelle parole alle quali senti anche veramente, diciamo, un bisogno di rispondere, perché è dare emozione ad emozione, ed è così che è nato Infinite Moltitudini. Il giorno infuocato s'acquina di brezza notturna, risuonano lontano passi solitari sull'asfalto, a rasentare come un cane il muro, furtivo tra le cose che si vedono e quelle che non si vedono. Inconsci passi, rivelati nell'agonia del tempo, che invano si divora la coda. Lo spirito si specchia e poi rinasce ancora, nello sguardo fisso l'esploratore di un sé riconosciuto tra luoghi imperdi e scavi sofferti, verso mete incerte nel cammino del profondo. Poiché esiste in ogni cielo il battito eterno della solitudine che esplode